Ciao ragazzi e benvenuti anche in questa nuova puntata dei Signori On Demand, le nuove puntate di questo 2022. Parliamo ragazzi oggi di una serie che ha fatto scalpore subito di Amazon Prime Video, che è diventata un piccolo must, una delle serie Amazon Prime Video più viste di sempre, ovvero non posso che non parlare dei Ferragnez. Allora, vi chiedo di essere più diretti possibili nel raccontarmi qual è il motivo per cui siete qui. Oggi è super preso bene, quindi è super simpatico. Però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa. Amore! Vieni, papà! Arrivo! Veniamo da due famiglie molto diverse tra loro. È tipo due onde energetiche. Guarda che il dolore del parto non è poco. Amore, sono tutto tatuato io. No! Ah! Da 1 a 10 quanto ti sono mancato? 2. Ottimo. Madonna, non riuscirei a fare più di 2 giorni l'anno sul set con lui. Per dare una svolta a questa serata balleremo io e Fede. Mi stai veramente stressando. Oh! Volevo fare Sanremo tranquillo. Fedez! Io non fare di più adesso. Allora ragazzi, i Ferragnez è una serie appunto in 6 puntate di Amazon Prime Video. Le prime puntate sono state rilasciate tutte in blocco, poi le ultime puntate un pochino dopo, durante queste vacanze di Natale, per appunto dare la possibilità ai telespettatori di vederle, godersele tutte un pochino alla volta, non tutte insieme. Parliamo di questa nuova serie, appunto ragazzi, che dire, i Ferragnez sono ormai una coppia, la più grande coppia appunto italiana, più famosa sono in Italia anche all'estero, e questa serie cercava di dar loro una specie di santificazione, non so come dire, rispetto alla loro attività di influencer, appunto, sia a livello italiano, sia a livello europeo, anche mondiale, della verità. Praticamente ci fanno vedere Fedez e Chiara Ferragni che vanno da uno psicologo, appunto, nella terapia di coppie, per dimostrare che la loro coppia, nonostante tutto, nonostante la ricchezza, la felicità, appunto, la propria famiglia, comunque ha dei punti di debolezza e quindi devono scoprirli, parlarne appunto insieme, superarli per appunto dimostrare che la loro coppia sia, nonostante tutto, solida e forte. Incontriamo tutto in questo viaggio anche la famiglia sia di Fedez che di Chiara Ferragni e scopriamo tanti aneddoti appunto che magari non conoscevamo appunto della famiglia, ovvero conosciamo che Chiara Ferragni è una ragazza tutto sommato, anche se lavoratrice comunque, che non è che lavora tantissime ore al giorno, però comunque dimostriamo che è una ragazza comunque simpatica, vivace, che ha voglia di fare, voglia di divertirsi sia con il marito che con i propri figli. E invece scopriamo che Fedez invece è un marito un pochino, come dire, che piace essere a casa, solitario, che non ama le feste, non ama le cene in famiglia, e quindi un pochino, come dire, un po' così. E quindi scopriamo appunto le differenze fra questa coppia di coniugi un po' alternativa, no? E quindi scopriamo degli aneddoti che forse non conoscevamo vedendoli appunto la loro attività sui social. Scopriamo comunque che sono due ottimi genitori che cercano comunque di dare un'educazione a Leone, a proprio figlio, e poi scopriamo appunto come è nata anche l'evoluzione della nascita di Vittoria, appunto, perché questa sera è ambientata comunque l'anno scorso. E quindi scopriamo un po' quali sono le loro dinamiche appunto della gestione loro della loro famiglia. La cosa importante anche di questa serie, forse quella più divertente, è che comunque vediamo anche poi la gestione di Fedez, appunto, del suo Festival di Sanremo del 2021, quindi comunque andiamo a vedere come lui l'ha vissuto in ansia, come nonostante tutto sia una persona ansiosa, piena di complessi, che cerca sempre di fare meglio, che a volte che è anche molto superstiziosa, però scopriamo che comunque gli è andata bene anche la questione della squalifica, e quindi nonostante tutto capiamo che comunque è anche lui una persona umana nonostante il successo che ha. La cosa divertente sono i 6 pareti appunto per la costruzione della sigla, che è diventata già un must su Instagram, come tutto iniziato con un cane, un papillon, ma pensa un po', di Chiara Ferragni. E quindi comunque è una serie, ragazzi, che allora non è nulla di eccezionale, non ci fa vedere tantissime cose succulente rispetto al loro rapporto, che già magari non vediamo rispetto ai social, però se vogliamo avere uno sguardo ulteriore e passare qualche ora di spensieratezza, è una serie che tutto sommato è godibile, molto carina, non so quanto la veridicità sia vera, perché appunto anche a terapia di coppia sembra costruita un po' a tavolino, però comunque è una serie che io comunque, per chi è fan di loro due o che vuole comunque scoprire un pochino di più su questa coppia, che ormai è entrata la più importante appunto in Italia,
la può vedere, per appunto è molto godibile. Fatemi sapere, ragazzi, se a voi questa serie dei Ferragnez è piaciuta, e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate appunto della serie. Vi invito a seguire le nostre puntate sia di Larry Quale Show che di Signore dei Maggi qui sono su canale YouTube, e vi do appuntamento per una prossima puntata qui sono su canale YouTube appunto di Signore On Demand. A presto!